Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa quarta giornata del Pandora Rivista Festival. Mi chiamo Andrea Baldazzini, faccio parte della redazione della rivista Pandora. Oggi ho il piacere di moderare questo incontro dal titolo Una sfera pubblica generativa e sostenibile? Punto interrogativo. Vado subito con la presentazione degli ospiti, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Abbiamo con noi Roberta Paltrinieri, presso l'Università di Bologna, professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi e responsabile scientifico del DAMS Lab del Dipartimento delle Arti. Da tempo si occupa dello studio del fenomeno del consumo in relazione ai processi di globalizzazione, individualizzazione e responsabilizzazione, ma è anche un'attenta osservatrice dei processi di innovazione nel campo della partecipazione civica e delle forme di engagement promosse dalle istituzioni pubbliche. Quest'anno tiene, tra gli altri, un interessante corso dal titolo Consumi, sostenibilità e innovazione sociale. Abbiamo Pierluigi Stefanini, presidente del gruppo Unipol e presidente di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Durante la sua carriera ha ricoperto importanti ruoli nel comparto bancario, assicurativo e nel movimento cooperativo. Ricordo solo che ha cominciato come operaio metalmeccanico alla GD di Bologna, per arrivare nel 1990 a ricoprire il ruolo di presidente di Legacoop Bologna e dal 1998 al 2006 di Coop Adriatica Società Cooperativa. Abbiamo Mauro Magatti, professore di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Corriere della Sera. Dal 2008 è direttore anche del centro di ricerca ARC, Anthropology of Religion and Cultural Change. Ricordo infine due suoi libri che trattano proprio dei temi di cui parleremo oggi, che sono Cambio di paradigma, Uscire dalla crisi pensando il futuro e Generativi di tutto il mondo unitivi, Manifesto per la società dei liberi, entrambi editi per Feltrinelli. Infine abbiamo Riccardo Bonaccina, fondatore della rivista Vita, che nasce nel 1994 e oggi rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il terzo settore italiano. Diventa giornalista nel 1985 e da lì comincia a lavorare alla creazione di spazi per raccontare la realtà del volontariato e in più in generale del no profit italiano. Nei primi anni 90 entra in Rai, dove crea la prima testata di informazione sociale quotidiana, chiamata Il Coraggio di Vivere, e a seguire realizza anche diversi programmi radiofonici come Senza fine di lucro. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, vi rubo anche un minuto per un po' raccontarvi meglio come posso dire, quale sarà la cornice all'interno della quale tenteremo un po' di raccontarvi questo tema che abbiamo accennato nel titolo. Quindi cercheremo un po' di capire quali relazioni si possono creare, ci sono tra le parole chiavi, quali appunto sfera pubblica, generatività e sostenibilità. Per fare questo ho proposto quest'anno, in questa occasione, di introdurre anche una quarta parola chiave, che è la parola futuro. Anche questo per due motivi. Un primo motivo perché richiama anche un po' il modello che abbiamo utilizzato per impostare questo festival, che è appunto il modello del dialogo tra generazioni. E dall'altra parte perché a mio avviso il tema del futuro rappresenta anche un minimo comune denominatore rispetto al tema della sostenibilità e della generatività e anche perché oggi rappresenta proprio, come dire, un punto di vista cardine non solo in quanto variabile temporale, ma proprio in quanto anche variabile sistemica. Basta che pensiamo un po' a tutti, ad esempio, quelli che sono il tema, la questione legata ai grandi cambiamenti climatici o alle trasformazioni del lavoro, e appare molto chiaro come il tema del futuro rappresenti appunto una variabile imprescindibile. La mia proposta è molto semplice e consiste nel provare a pensare la generatività e la sostenibilità non solo come parole che oggi vanno molto di moda, ma rispettivamente come un approccio e un paradigma utili, anzi necessari, per ripensare anche quello che noi possiamo chiamare sfera pubblica, inteso un po' come quello spazio nel quale sarebbe necessario anche riproporre la discussione intorno alla creazione e costruzione di un futuro comune. Ora, cosa intendo con futuro comune? Di base, quando parlo di futuro comune, intendo in primo luogo anche l'evitare il rischio, un po' la tendenza, quella di invece delegare la costruzione del futuro a soggetti terzi. Non solo, a partire un po' nell'ultimo decennio, a partire dalla crisi economica del 2008, è diventato evidente come il tema del ripensamento di uno spazio pubblico, nonché appunto del futuro comune, delle collettività, possa passare, debba necessariamente passare attraverso proprio una ridefinizione in termini di sistema. Non ci si può più concentrare solo su singoli aspetti. Infine, l'idea è proprio un po' quella di voler concepire, di pensare la generatività e sostenibilità come motori, da un lato per la creazione di spinte positive,
capaci anche di rispondere a quelle che sono le tendenze in corso che invece piegano verso la costruzione di quelli che potremmo chiamare futuri escludenti, popolati in maniera appunto relativa da cosiddette comunità rancorose. E dall'altro invece pensare alla generatività e sostenibilità come motori che spingono verso la creazione di uno sforzo collettivo che miri al ripensamento non solo degli spazi del confronto, ma anche dei modi di produzione del valore e del senso che caratterizzano le comunità sia nella loro dimensione fisica che virtuale. Quindi questa in estrema sintesi sarà un po' la cornice all'interno della quale declineremo e tenteremo un po' di discutere dei rapporti che intercorrono tra questi termini. Senza rubare ulteriore tempo, vado subito con la prima domanda, che do la parola al professor Mauro Magatti, al quale gli chiedo questo. È evidente come appunto il termine generatività racchiude in sé un diretto e forte riferimento alla dimensione del futuro. In che modo però questo approccio alla generatività può aiutarci a rileggere i principali modelli, ad esempio, di produzione del valore economico o di creazione di legami sociali oggi dominanti? E attraverso quali canali o azioni è possibile introdurre un tale processo di rilettura all'interno di una sfera pubblica, assegnando agli individui e alle comunità anche nuove forme di responsabilità o di libertà? Grazie. E prima di tutto vorrei esprimere, come si dice in Sicilia, il mio compiacimento per questa iniziativa che è animata da un gruppo di trentenni che hanno il coraggio e l'ardire di aver messo in su una rivista, di tenerla in vita, di organizzare una cosa impegnativa come un festival. E quindi sono molto grato del vostro invito, sono molto contento. Voi avete più o meno l'età dei figli miei maggiori, i miei figli non mi inviterebbero mai a parlare con loro, perché essendo padri sono così necessariamente, quindi sono molto contento che adesso della gente di quella generazione mi invita, almeno possibilità di no, sto scherzando naturalmente, ma insomma invece sono molto contento di questa iniziativa e sono molto felice di essere qui insieme a voi, quindi vi ringrazio. E vi ringrazio anche perché noi, insieme a Giovannini, facciamo parte del comitato scientifico di Unipolis, c'è qui il presidente Stefanini, Enrico che è un po' l'animatore insieme allo stesso Stefanini dell'Alleanza per la Sostenibilità. Tutte le volte che lo vedo gli dico: guarda che la sostenibilità da sola la staminga in pè, come si dice in Lombardia, cioè da sola la sostenibilità non si regge, bisogna mettergli intorno qualcos'altro. Potrebbe essere la generatività o qualcosa del genere, ma adesso spiegherò perché la sostenibilità, dirò una battuta sul perché la sostenibilità da sola non si regge. Bene, allora l'argomento, dato che appunto siamo in quattro, quindi stiamo una ventina di minuti, credo, di intervento. L'argomento sul quale insieme ad altri amici, colleghi stiamo lavorando è il seguente. Con la crisi del 2008 si è conclusa una stagione, un assetto capitalistico che si fondava sullo scambio finanza per consumo, cioè l'autorizzazione da parte dei sistemi politici allo sviluppo finanziario che avveniva su scala globale. La finanza generava, attivava risorse che da una parte permettevano ai cittadini privati di avere risorse finanziarie per spenderle nella forma di consumo e allo Stato di spendere e di indebitarsi. Diciamo, questo scambio finanza per consumo ha retto per una stagione tra l'89 e la caduta del muro di Berlino e il 2008, ha reso possibile un grande salto dal punto di vista della capacità di produzione economica globale, il PIL mondiale raddoppiato, ci sono stati vincitori e vinti come sempre succede, adesso lasciamo stare. Sta di fatto che dopo il 2008 questo scambio finanza per consumo non regge più e siamo dentro una trasformazione degli assetti capitalistici i cui esiti sono tutt'altro che chiari. Ci sono pulsioni e spinte molto forti e molto contraddittorie e siamo ancora ben lontani da aver raggiunto un qualche nuovo assetto. Non sappiamo ancora se e quando appunto il sistema capitalistico troverà un nuovo equilibrio.
dentro questa trasformazione, che naturalmente adesso nel tempo che ho a disposizione non posso considerare, diciamo, c'è una domanda. È possibile, se pensiamo all'Occidente, in particolare all'Europa e poi di conseguenza all'Italia, cioè c'è qualcosa che viene dopo lo scambio tra finanza e consumo, oppure la relazione tra produzione e consumo, produzione e consumazione, per fare rima? Cioè, nel corso della rivoluzione industriale siamo diventati produttori, siamo diventati bravissimi a produrre, abbiamo migliorato enormemente la nostra capacità di produzione, dopodiché nella seconda parte del Novecento abbiamo detto, dato che produciamo così tanto, dobbiamo diventare consumatori. Abbiamo spostato l'asse dal lavoro al consumo e abbiamo, nell'ultima parte del Novecento, radicalizzato questo schema produzione-consumo sostenuto dalla finanza. Poiché Max Weber ci insegna che il capitalismo vive di uno spirito, oppure che l'economia è la traduzione in forma materiale dell'evoluzione culturale / spirituale dei popoli, dentro questa crisi, tra le tante questioni, c'è un tema che riguarda l'attivazione delle energie personali rispetto al futuro. Tu hai citato il futuro, una cosa clamorosa, è proprio clamorosa, che in Occidente, dove certamente abbiamo raggiunto un livello di libertà personale incomparabile rispetto a qualunque altra epoca della storia, sia in termini di benessere, di libertà politica, di accesso al pluralismo culturale, cioè è pazzesco vedere che non c'è più nessuna idea di futuro. Cioè sembra che questo mondo, tra virgolette, di liberi, il nostro, cioè imploda in se stesso, cioè sia totalmente incapace di pensare qualcosa che viene dopo. Ecco, al centro di questa cosa, ripeto, c'ho 20 minuti per cui vado giù con l'accetta e sottolineo solo alcuni aspetti, il discorso sarebbe infinitamente più complesso. Al centro di questa questione c'è il tema del ruolo del consumatore, cioè c'è qualcosa oltre l'essere consumatore. Naturalmente la questione del consumatore attiene integralmente alla nostra idea di libertà, a come ci pensiamo come essere liberi, che è in realtà, in particolare nella storia occidentale, il vero filo conduttore di tutta la modernità. Non è che basta dire libertà, la libertà è un costrutto culturale che nella storia ha avuto diverse stagioni. Io credo che dentro questa crisi, che ha tanti piani, uno dei piani che possono essere considerati è che rischiamo, a 50 anni dal 68, che cito solo come punto di riferimento, tanto per avere un termine di appoggio, questa espansione della libertà individualistica rischia di implodere e di rovesciarsi nel suo contrario. Secondo lo schema citato sempre da Etienne Lavoisier, che nel 1500 scriveva: le stagioni in cui abbiamo uno sviluppo della libertà personale rischiano sempre di finire producendo stagioni di schiavitù volontaria. Cioè, questo è, per quanto mi riguarda, una delle questioni all'ordine del giorno, che clamorosamente, diciamo, essendoci liberati, avendo costruito, per citare la celebre e super citata espressione del mio maestro Bauman, avendo costruito la sostanza liquida, cioè avendo disincastrato le relazioni sociali, avendo aumentato lo spazio di agibilità dell'individuo, avendo generato una società liquida, il rischio è che adesso improvvisamente, per dir così, la società liquida si ghiacci. Questo tema ha a che fare con l'immaginario della libertà. Allora, la nostra prospettiva, che stiamo sviluppando da diversi anni, è che così come il produrre è stato un pensiero molto importante e forte che riguardava l'idea di homo faber, il trasformatore e così via,
così il consumo è tutt'altro che un'azione antropologicamente superficiale. Consumare è un'azione molto profonda che ci coinvolge personalmente e collettivamente. Consumare ha il doppio significato: da una parte è un'azione che costruisce il gruppo, noi mentre consumiamo consum sono insieme agli altri e insieme a ciò che consumo, ma dall'altra parte consumare significa consumma, che è un riferimento, diciamo, all'orgasmo sessuale, cioè il consumare, che è un processo di assunzione della realtà, la realtà la mettiamo dentro di noi, è un modo attraverso cui noi tocchiamo la realtà, abbiamo la possibilità di toccare qualcosa, di sentirci uniti a quella realtà. Per cui quando voi andate a comprarvi un'automobile o il vestito, cioè se ci pensate bene, c'è questo effetto, no? Cioè lì non solo la tocchi fisicamente, ma cioè questo tuo potenziale di libertà, diciamo, arriva al punto, così come se vai a berti una birra con gli amici. Cioè il consumare è un fatto antropologicamente profondo, non è che siamo diventati consumatori perché c'era il capitalismo, non è quello, siamo sempre stati consumatori. Negli ultimi 50 anni il capitalismo ha detto, dopo che ci ha fatto produttori, ha detto l'unica cosa, il canale attraverso cui noi possiamo esprimere la nostra libertà è la consumazione, è il consumo. Questa cosa qui ha prodotto, è stato un passaggio storico importante, ma ha prodotto una serie di esiti, no? Lo sfilacciamento dei legami sociali, l'indebolimento della democrazia, la distruzione del pianeta, perché questa roba qui chiaramente ha bisogno di risorse. Cioè è un problema che ci riguarda come comunità e per quanto ci riguarda nella nostra riflessione che conduciamo da diversi anni, riguarda questo immaginario della libertà. Allora la domanda è: c'è qualcosa di antropologicamente paragonabile al consumo? Dico sempre che a Parigi Bernard Stiegler parla di contribuzione, che pure è un termine molto importante, perché contributo, il tributo in realtà noi lo pensiamo alla tassa, ma in realtà il tributo è il dono che noi facciamo alla comunità. Quindi se preferite usare la parola contribuzione, usate la parola contribuzione, chi se ne frega, diciamo, cioè la stessa roba. Noi invece usiamo la parola generatività, che è un termine che non ha più nessun significato. Uno alla generatività pensa a fare figli, diciamo, sei generativo perché fai figli, ma in realtà il generare, che appunto non è un termine privo di spessore da noi. Perché ha perso significato? Perché negli ultimi due secoli il generare è diventato produrre. Ma se voi ricostruite il significato di questo termine, che è un termine antico che risale al latino e risale al greco, e per farla breve vado solo al greco, la radice del verbo generare è gignomai, e nel greco gignomai è un verbo molto importante che, diciamo, è qualcosa di equivalente al nostro fare, appunto, al fare come produrre. E significa divento, faccio diventare, cioè intanto che divento, faccio diventare. Che questo, scusate se mi soffermo su questo punto, no? Che è come una, cioè non si tratta di tornare al fabbricare, noi non possiamo ritornare alla società del lavoro. Dobbiamo andare avanti, cioè dobbiamo darci una prospettiva ulteriore, diciamo, no? E il recupero del significato del generare, che viene prima del fabbricare o del produrre, è questa idea che mentre tu, quando tu consumi, metti dentro, quando generi o contribuisci, metti fuori. È un movimento speculare che non sostituisce l'altro, e come dice Hannah Arendt, è in questo movimento del mettere fuori che si esplica un'idea di libertà che non si riduce alla semplice scelta. Perché, diciamo, nel momento in cui negli anni 60, 70, 80 abbiamo sviluppato l'idea di libertà che è ancora oggi prevalente, abbiamo detto noi siamo tanto più liberi quante più scelte abbiamo davanti a noi. Idea certamente preziosa, ma chiaramente insufficiente, e che il capitalismo ha strumentalizzato, ti moltiplica le scelte e tu come consumatore vai di qui e vai di lì. Quindi il problema è come andiamo oltre quell'immaginario,
salvaguardando l'idea di libertà, ma anche sapendo criticare l'idea di libertà che abbiamo coltivato. Perché vedete, la libertà ha due problemi. Primo problema, che in sé per sé la libertà è destinata all'autodistruzione. Spiego. La libertà è un'idea che sta sempre in rapporto a qualcos'altro, perché libertà è il movimento, appunto, che ti dà la possibilità di cambiare il corso delle cose, di prendere le distanze dall'ordine costituito, di modificare una situazione, di non essere determinato dalle cause che determinano quella situazione. Il problema è che la libertà, se si pensa come l'abbiamo pensata, solo come slegamento e basta, in realtà non sa dove andare. Anzi, è la grande critica di Bauman alla società liquida, no? Cioè, noi siamo diventati così attenti a questo desiderio di libertà che stiamo sempre sulla soglia della libertà. Cioè, è una libertà che è sempre solo potenziale, perché appena la libertà si dà in qualche cosa, deve necessariamente rilegarsi a qualche cosa. Perché una libertà che non rilega, ma si limita a slegare, non va da nessuna parte, è autoimplosiva, che è un piccolo problema, diciamo così, soprattutto perché il mondo circostante, adesso per dirla breve, il capitalismo non è che sta lì a guardare, il potere non è che sta lì a guardare, ma esattamente si organizza per sfruttare questo movimento, che è quello che è successo. Quindi c'è un problema che la libertà si autodistrugge, e c'è il problema che la libertà rischia di essere il canale attraverso cui si rigenerano disuguaglianze, distruzione e via discorrendo. Allora, dentro il pensiero, la logica generativa, c'è l'idea che la libertà si compie consegnando ad altri la libertà di cui si è portatori. Cioè, l'unico modo attraverso cui la libertà non è contraddittoria con se stesso, col suo motto iniziale, col prendere l'iniziativa, col mettere al mondo, col mettere fuori, è che la libertà, diciamo, riflette in continuazione sul fatto che il suo compimento è oltre l'attore della libertà. La dico così, nel più grande mito dell'Occidente, che sta contenuto nella Bibbia, non è che bisogna essere né ebrei né islamici né cristiani per conoscere la Bibbia, il Dio non è creatore, ma è generatore, no? Ed è interessante, perché lì c'è tutto, perché questo Dio prima crea delle cose, il firmamento, le stelle, tutto bello, no? Poi crea, dice, l'opera d'arte, stava lì, se la contemplava, dice, vabbè, bellissimo, ok. Dopodiché dice, vabbè, qui è tutto morto, l'opera d'arte è morta, comunque è lì, no? Allora dice, facciamo un po' di vita, fa gli alberi che si muovono, dice, un po' di vita, è interessante, boh. Dice, facciamo ancora un po' più di vita, no? Fa gli animali che... Ma il compimento lì, in quel grande racconto, no? Che possiamo... è un grande mito collettivo, cioè l'azione si compie nel mettere al mondo un altro essere che come all'origine dell'atto libero della creazione rende possibile la riproduzione della libertà. E cioè è questo trasferimento tra di noi della libertà che è il fondamento della libertà. Tra di noi, se desideriamo, aspiriamo a una società di liberi, l'unica cosa che dobbiamo di cui dobbiamo essere preoccupati è che tra di noi circoli la libertà. E questo, capite, nella società contemporanea questa cosa non l'abbiamo detta. Non abbiamo detta che essere liberi significa essere soggetti che fanno circolare su altri la libertà. Questa cosa non l'abbiamo mica detta. Abbiamo detto che la libertà ci riguarda a me personalmente, io come individuo. Ma questo è un grande problema, è il problema contemporaneo. Allora, mettete insieme questi due pensieri ed è la logica generativa. Noi siamo, prima di tutto, la nostra libertà ci porta soprattutto a un livello di evoluzione culturale, di benessere, di sviluppo in cui siamo, non tanto a essere preoccupati solo del mettere dentro, ma al mettere fuori, cioè l'idea che
noi non ci realizziamo nel consumo, chiaramente, anche se siamo felici di mangiare in un buon ristorante, di avere l'iPad, di fare il consumo, è una cosa bella, ci fa star bene, siamo contenti, va bene, è finito, appunto. Ma dopo mezzo secolo noi non possiamo più raccontare alla gente che si realizza consumando. Ma chi è che ci crede? Un deficiente. Tant'è vero che voi, per fortuna, che siete giovani, pieni di speranze, lo sapete benissimo e siete in una fase della vita in cui il vostro desiderio, come direbbe il mio amico Massimo Ricalcati, non è di consumare. Il vostro desiderio è di poter appunto diventare facendo diventare. Ed è l'esercizio attraverso cui noi diventiamo persone e diventiamo membri di una comunità, ci riconosciamo legati ad altri. Allora, il pensiero generativo, diciamo, ruota intorno a questo nodo. Adesso qui ve la risparmio perché veramente è già passato il mio tempo e mi stoppo. Perché dico a Giovannini che la sostenibilità da sola non è sufficiente? Perché se la sostenibilità, che è il riconoscimento del fatto che noi stiamo distruggendo il mondo, pensa di scambiare col consumo, non si va, e con l'individualismo, non si regge, le due cose non tengono. La sostenibilità, se non dialoga con un'altra, diciamo, concezione della libertà, non si tiene. Anzi, può essere benissimo che venga avanti una sostenibilità puramente tecnocratica. Cioè che la sostenibilità sia velocemente incamerata da uno dei grandi nostri nemici, che è la tecnocrazia, che ci renderà il mondo perfettamente sostenibile, anzi ci schiavizzerà ancora di più in nome della sostenibilità. Quindi la sostenibilità, alla quale naturalmente va tutto il mio sostegno, applauso, da sola non basta. La sostenibilità, appunto, i sistemi capitalistici si strutturano su degli scambi sociali, diciamo, che in qualche modo lo fanno funzionare, e bisogna trovare qualche cosa che scambi con la sostenibilità nel momento in cui stiamo vedendo che persino gli interessi economici, e sappiamo perché, si stanno interessando della sostenibilità e stanno dicendo, per continuare a fare profitti dobbiamo incorporare l'elemento della sostenibilità. Noi pensiamo che la sostenibilità possa scambiare, diciamo, legarsi alla generatività, alla contribuzione. Ripeto, non voglio essere feticista delle parole, non mi frega niente che si usi quella parola, usate la parola che volete, ma insomma ci siamo capiti. Cioè la sostenibilità si regge e può generare un assetto capitalistico nuovo solo se, come dire, noi passiamo dall'essere consumatori passivi e individualisti a essere contributori, generatori di quel valore che è qualitativo, non solo quantitativo, che rende possibile la sostenibilità. Grazie. Grazie Mauro Magatti. Riprendo solamente un aspetto di questo suo intervento, il tema della difficoltà o addirittura proprio oggi dell'impossibilità, almeno apparente, di riuscire a immaginare un futuro. E quando parlava appunto del tema del consumare, a me venivano in mente una serie di altre parole alle quali, come dire, che si possono accostare ma anche opporre, che sono parole che oggi riempiono molto i vari dibattiti, e per esempio come possono essere le parole come il cooperare, il partecipare, il condividere, anche l'aspirare, un'altra parola chiave. A partire da questo, i prossimi tre interventi li ho pensati come delle occasioni per provare, dopo aver definito questa prima cornice generale legata a quelli che sono poi i principali tendenze e processi dell'attuale contesto societario, con i prossimi tre interventi ci piacerebbe invece iniziare a entrare provare un po' a scoprire quelli che sono invece i punti di vista di singole dimensioni o soggetti che rappresentano un po' le nostre principali società. Vorrei dare adesso la parola a Pierluigi Stefanini, al quale gli chiederei, osservando l'attuale scenario politico ed economico nazionale, ma non solo, si può notare come l'elemento del futuro costituisca sempre di più un'incognita di grande rilevanza per la definizione sia delle politiche che delle strategie di lungo periodo, mentre allo stesso tempo
proprio la dimensione di lungo periodo sarebbe quella più urgente, in quanto l'unica in grado anche di mettere in piedi risposte efficaci alle grandi sfide di oggi. Quale contributo dunque possono fornire grandi imprese come quella che lei rappresenta, o più in generale soggetti privati, nel mettere a punto politiche e strategie di lungo periodo? E una seconda domanda è: il paradigma della sostenibilità in che modo può favorire il raggiungimento di questi obiettivi, e quale sarebbe secondo lei il primo passo da fare nel concreto per andare in questa direzione? Grazie. Grazie, buon pomeriggio. Mi associo ai ringraziamenti e agli apprezzamenti che prima il professor Magatti vi ha rivolto. Grazie dell'invito. Siamo in un tavolo tra amici, dunque mi viene più facile anche quello che dirò, essendo che c'è una buona sintonia di fondo. Poi ovviamente ognuno darà il suo punto di vista. E naturalmente tornerò sul tema così interessante che il professor Magatti ci ha voluto proporre, per vedere se vi può essere un punto di, non dico di sintesi, ma di convergenza, ecco, che poi in realtà c'è, lui l'ha detto con le sue riflessioni così profonde. Intanto lo ribadisco, ma ci metto un secondo solo, però credo che questo sia un punto di partenza irrinunciabile, voglio dirlo subito. Bisogna che cerchiamo, e la cosa non è affatto semplice, di cercare di comprendere quello che sta capitando, ma non quello che sta capitando oggi o domani, quello che sta capitando in questo periodo di tempo di 30-40 anni. Ricordava prima il professore giustamente 2008-89, dunque un periodo non breve. È difficile da leggere, ma la sottolineatura che voglio fare subito è quella che i nodi strategici che ci porta a questa fase e che ci propone poi le sfide future, dobbiamo sapere che gli attrezzi che abbiamo non sono del tutto adeguati, anzi in larga parte abbiamo bisogno di pensare nuovi strumenti, nuovi concetti e nuove impostazioni. Perché lo dico? Perché nel cambiare il passo, che non è semplice, dobbiamo considerare che fratture, le incertezze che attraversano la società, le differenziazioni che ci sono, le polarizzazioni, i trade-off, ditela come volete, ci impongono, ma la chiave non ce l'abbiamo ancora, un nuovo tragitto che sia capace di fare sintesi. Dovrei argomentare a lungo, ma per essere breve, cioè noi abbiamo bisogno, abbiamo il dovere, poi il professore la declina appunto nella prospettiva più profonda della generatività, io lo declino sullo sviluppo sostenibile, ma ci avviciniamo, preciso, sviluppo sostenibile, sottolineo, sviluppo sostenibile, non è che, perché ha ragione il professore, il rischio che se stiamo in superficie sulla sostenibilità, intanto è la parolina magica che infiliamo dappertutto, in ogni spot televisivo ormai c'è, dunque diventa uno strumento puramente di marketing, o ci illudiamo che usando quella parola abbiamo risolto i problemi del mondo, invece è fondamentale sapere che è un processo storico estremamente difficile, molto complicato, molto ambizioso anche come terreno di lavoro e di prospettiva, che necessariamente chiama in causa, per la sua natura, per come poi la riflessione culturale, teorica e pratica della sostenibilità si è sviluppata, è di per sé necessariamente questo approccio condannato a misurarsi col futuro, se vuole avere senso, se no appunto facciamo un'operazione di puro marketing o di pura terminologia che ci può tornare utile per qualche occasione. E allora, e sottolineo il secondo elemento, nessuno può sentirsi esente e a posto con le sfide che ci coinvolgono.
Diceva il Papa Benedetto XVI nella ultima enciclica: tutti siamo responsabili di tutti. Sottolineo, tutti siamo responsabili di tutti. Non è che c'è qualcuno che arriva lì adesso ci spiega e a lei la colpa è di quell'altro, no? come siamo abituati ad ascoltare. È un cimento che chiama in causa in modo profondo il futuro delle persone e del nostro pianeta. E allora dobbiamo sapere che molti economisti già lo dicono da tempo, ma purtroppo la situazione non tende a migliorare, anche pensiamo alle ultime tensioni geopolitiche di questi giorni, drammatiche, no? Pensiamo solo all'intervento della Turchia. E quindi fragilità, fratture, minacce, trade-off, dicono molti economisti, il rischio della stagnazione secolare, dunque il rischio che non vi siano intrinsecamente nel sistema attuale le capacità, gli strumenti, le modalità per immaginarci un futuro che sia appunto sostenibile e in grado di corrispondere alla creazione di benessere per le persone in modo equilibrato e soddisfacente. Allora, è qui che vedo l'incontro con la generatività, ovvero il fatto che poi, se vogliamo essere conseguenti e avere una visione appunto di sviluppo sostenibile, dobbiamo trovare il modo perché costruiamo processi, percorsi, interventi che abbiano questa ambizione, questo respiro. Nel 2009 il premio Nobel Amartya Sen, che gli fu riconosciuto nel 98, fece un'importante, a mio avviso, riflessione che dava un ulteriore significato, senso al concetto di sviluppo sostenibile, quando lui parlava di creare le condizioni o comunque di agire da parte dell'essere umano affinché vi potesse essere un futuro di libertà sostenibile, ovvero a dire: noi sì dobbiamo corrispondere ai bisogni materiali delle persone, il lavoro, i servizi e così via, l'abitazione, dite voi, ma al tempo stesso dobbiamo garantire o impegnarci per garantire alle persone un futuro appunto nel quale possiamo trasmettere a chi verrà dopo di noi condizioni di libertà uguali alle quelle che noi stiamo vivendo. E voglio arrivare alle domande naturalmente, ma se è vero che siamo di fronte a una situazione di forte frantumazione, di forte diversificazione, di forte polarizzazione, dobbiamo fare ogni sforzo per creare terreni, strumenti, scelte che ci consentano di cucire, di ricucire, di riportare a sintesi, di creare le condizioni per determinare connessioni, per determinare legami, per individuare quegli elementi che ci aiutino appunto a costruire una nuova e diversa sintesi che è capace di leggere le differenze, ma poi riesce anche a dare quelle risposte che sono necessarie. Qui c'è un problema, parlo del nostro paese, di grave difficoltà. Noi, al di là degli aspetti, come dire, esteriori, estemporanei o dell'agenda quotidiana, che francamente non voglio affrontare, che insomma sarebbero anche un po' deludenti, abbiamo un problema enorme di ricomposizione dal basso all'alto e viceversa delle scelte, degli orientamenti, delle decisioni, dei progetti che possono consentire al paese di progredire. Detto in altri termini, visto che siamo nella regione Emilia-Romagna, questa idea, la dico in modo un po' brutto, ma dell'autonomia regionale è come minimo deludente, per non dire altro. Cioè, noi abbiamo il dovere di ricomporre in modo intelligente il basso e l'alto, ma integrandolo, connettendolo, creando quegli elementi di forte sintonia, sinergia e capacità di produrre efficacia che siano durevoli e siano sostenibili, appunto. E allora, in questo senso, per venire alle domande su cosa può fare il gruppo Unipol, non vi voglio annoiare su questo naturalmente, ma solo per sottolineare che implicazioni ha poi per un grande gruppo, per un'impresa, per un'organizzazione collettiva di qualsiasi natura e dimensione, misurarsi coi temi dello sviluppo sostenibile.
Allora, per quello che riguarda noi, nello specifico, ma solo un richiamo, se è vero che le fratture, le minacce, le incertezze attraversano la società, abbiamo il dovere, anche per il mestiere che facciamo, per altri versi, di cercare di creare condizioni di risposta che siano anche in grado di avere un elemento di capacità previsiva, o comunque sia di non limitarci a rispondere all'immediato, al contingente, ma di avere appunto un respiro più lungo per mettere sul tavolo e a disposizione dei nostri, delle persone che hanno a che fare con noi, una garanzia o comunque una capacità di assicurare in modo soddisfacente una parte del loro futuro. E voi capite bene che, ad esempio, basta citare gli ultimi 10 anni, il nostro mestiere è cambiato moltissimo, perché ad esempio, per citare 2 elementi, come oggi noi dobbiamo considerare e leggere i rischi e i fenomeni che potenzialmente producono degli effetti nocivi per le persone, per i cittadini, per le imprese, richiedono una capacità di analisi previsiva sui trend emergenti, su quello che i rischi possono produrre, che non era così solo 10 anni fa. Il cambiamento climatico è la cosa che adesso anche qui va di moda, stiamo attenti a non inseguire le mode, facciamolo in modo serio. La riflessione su come il paese, ma questo vale per il pianeta, può gestire la transizione ecologica per rispondere al fenomeno così profondo del cambiamento climatico, ma lo bisogna fare in modo ordinato, programmato, partecipato, condiviso, contrattualmente definito. Potrei fare una lunga riflessione. Secondo, l'impatto digitale che produce sull'attività delle imprese, sulla libertà delle persone. Nel suo penultimo libro, credo, il professor Magatti si è cimentato anche con i temi che hanno a che fare con l'impatto digitale sulla vita di ogni giorno, no? Sull'attività delle imprese, ma sulla libertà appunto dei cittadini. E allora, rischi, digitale, cambiamento climatico, transizione ecologica, il tema fondamentale di come le città possono essere, dice l'Agenda 2030, resilienti e sostenibili, ovvero avere quella capacità di progettazione, di intervento, di pianificazione in grado di mettere insieme, cosa che si fa fatica a fare, i temi del welfare, della mobilità sostenibile, delle infrastrutture culturali, delle infrastrutture di tipo raro che servono a una città per funzionare bene, della difesa e tutela del suolo, della cultura in senso più ampio, dunque un'articolazione di interventi che possano consentire alle città di muoversi e di contribuire ad una evoluzione intelligente e sostenibile del paese. Cosa può fare ancora, e stiamo cercando di farlo, fare in modo che appunto non sia la sostenibilità una moda, no? Mettiamo lì l'etichetta, facciamo un bello spot pubblicitario, così qualche consumatore in più forse ce lo portiamo a casa, o qualche assicurato. Cercare invece, cosa difficile ma fondamentale, di interrogarci in profondità di cosa siamo noi, che ruolo vogliamo esercitare, che funzione vogliamo promuovere, che risposte intendiamo dare, e dunque avere la sensibilità, l'apertura e l'intelligenza di combinare insieme in modo integrato i diversi piani che compongono la vita di un gruppo come il nostro, di un'impresa, di un'organizzazione collettiva, dall'università alla scuola, alle istituzioni pubbliche e così via. Questi sembrano cose semplici, no? Da dire è facile, da fare sono complicate, perché richiedono un esame serio, rigoroso, coerente, capace appunto di segnalare conseguentemente, con continuità e con perseveranza, una linea di azione. Non è che poi io racconto una storia e poi dopo casca l'asino dopo 3 mesi perché non è vero, non è credibile quello che abbiamo sostenuto. Dobbiamo avere la forza, la credibilità e la coerenza di essere conseguenti, coerenti con
ciò che stiamo dicendo e le intenzioni che abbiamo da mettere in campo. È vero il rischio che sottolinea il professor Magatti che il sistema stesso possa trovare il modo per, al di là della moda, come dire, per inglobare in modo, dal suo punto di vista, intelligente i temi della sostenibilità e dunque neutralizzarli o comunque mitigarne l'efficacia. Tuttavia voglio dire, perché mi sembra giusto farlo, che accanto a questo rischio che c'è, vedo anche processi interessanti, importanti, che imprese di successo e di rilevanza per il Paese significative stanno conducendo in modo coerente, intelligente e sostenibile. E dunque, come dire, anche qui occorre vedere, no, la duplicità o la complessità della fase, vedere sì i rischi ma anche vedere le potenzialità che ci sono e che possono essere messe in campo. Per concludere, per parlare ancora nello specifico di cosa può fare Unipol, ma più in generale le imprese. Ad esempio, cercare per quanto è possibile di contribuire ad una diversa agenda del Paese, cosa difficilissima, come sappiamo, perché abbiamo visto in queste settimane, in questi anni, insomma, in questo periodo, che si fa fatica a creare le condizioni perché cambi la gerarchia delle importanze e delle priorità che il Paese dovrebbe affrontare. Voglio fare due esempi finali. Uno riguarda il lavoro e due riguarda il welfare. Noi abbiamo un maledetto bisogno come Paese, e su questo però purtroppo siamo molto in difficoltà nel riuscire a immaginarci una traiettoria intelligente ed efficace, nel creare politiche, tavoli, strumenti che ci aiutino sul lavoro a cimentarci seriamente. Allora, facendo due cose fondamentali. La prima, portare a sintesi il lavoro elaborativo che esiste di analisi, che ne abbiamo finché vogliamo, ma avendo l'intelligenza però di trovare i punti chiave dell'analisi che ci serve. Cioè, tradotto in pratica, significa leggere bene cosa è cambiato nel lavoro in questi 10, 15, 20 anni, ed è cambiato tanto. Se penso solo come Unipol era 10 anni fa e come oggi, largo circa almeno il 10% della popolazione attiva interna svolge mestieri che non svolgeva 10 anni fa, forse di più che meno. E questo lo, come dire, declinate su larga scala, capite bene cosa può significare, cosa ha significato. Secondo, quindi, capacità di sintesi nell'analisi dei fenomeni, dei processi, delle differenziazioni esistenti sul lavoro, soprattutto quello che coinvolge di più i giovani, naturalmente. Secondo, cosa che non riusciamo a fare, che in alcuni casi in luoghi territoriali si è cominciato a fare, penso all'Emilia Romagna, avere la disponibilità e la volontà di costruire su scala nazionale un patto per il lavoro giovanile, ma facendolo seriamente, in modo organico, no? Come ci aiuta a capire l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile, appunto attraverso modalità che prevedano integrazione, collaborazione, connessione, partecipazione, coinvolgendo in questo tavolo tutti i soggetti che possono avere qualcosa da dire sul lavoro ai giovani, dalle istituzioni decentrate alle organizzazioni sindacali, ai datori di lavoro, alle università, eccetera, 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 e allora forse riusciamo ad avviare un processo vero che sia appunto orientato a creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile che sia quello che serve al nostro Paese. Grazie. Grazie Pierluigi Stefanini. Anche di questo intervento riprendo solo brevissimamente due aspetti. Il primo è quello che del creare le condizioni per definire una linea d'azione coerente,
il che ovviamente implica anche il riuscire a mettere a punto una serie di strumenti, risorse, capacità, che è un passaggio tutt'altro che scontato. E dall'altra parte anche il riuscire a vedere da una parte i rischi, ma anche dall'altra le potenzialità. E su questo vorrei dare la parola a Roberta Paltrinieri, alla quale le chiederei questo. Nel corso degli ultimi decenni il legame tra cittadinanza e istituzioni pubbliche è andato via via affievolendosi, e seppure questo ha creato enormi anche difficoltà agli amministratori e più in generale a tutti coloro che a vario titolo si occupano della collettività. Allo stesso tempo, però, appunto, per riprendere un po' il tema delle potenzialità, questi processi hanno anche costretto a trovare diversi canali e forme per ricostruire questo legame. Tenendo sempre come riferimento ovviamente il tema del ripensamento della sfera pubblica, l'elemento del futuro, volevo chiederle quale ruolo secondo lei possono svolgere le istituzioni pubbliche nella costruzione di nuove modalità di ingaggio e di partecipazione dei cittadini, anche appunto per la creazione di proposte mirate alla definizione di orizzonti comuni a partire dai quali si possono mettere in campo anche concrete sperimentazioni di territori. La seconda domanda, in che modo il soggetto pubblico, università compresa, può favorire anche l'emergere di proposte dal basso che mirino ad un impegno contestualizzato nella dimensione locale secondo le prospettive, appunto, che abbiamo detto, della generatività e della sostenibilità. Grazie. Bene, anch'io mi associo al ringraziamento dei giovani studiosi di Pandora. Già l'anno scorso al numero zero mi invitarono e mi fece tantissimo piacere potermi confrontare con loro, e essere qua oggi quindi mi fa ulteriormente piacere, perché è un rapporto che in qualche modo si è costruito e che ci porta a delle forme di riflessione comune. Ringrazio ovviamente voi oggi di essere qua un giovedì pomeriggio alle 3 ad ascoltarci, perché so che non è semplice. E ringrazio chi mi ha preceduto, in particolare Mauro Magatti, che ha detto una cosa che mi ha colpito molto, perché ha parlato di Bauman parlando come un suo maestro, e questa cosa io e lui la condividiamo. Non siamo tantissimi a farlo da questo punto di vista, ma io credo che perlomeno su di me la lezione baumaniana sia stata fondamentale per comprendere quello che Mauro Magatti sicuramente ci ha già detto, quanto i percorsi di consumo o il consumo fosse appunto deprivante tutta la dimensione della relazionalità, e che quindi dovessimo superare quel paradigma, ma anche, e qui riprendo quello che mi diceva Andrea Baldassini, che in fondo l'università deve avere un nuovo ruolo all'interno di questi percorsi di generatività e di sostenibilità, ovvero di sostenibilità sociale che si aggancia alla generatività. Questo perché significa rimettere anche in discussione il ruolo sicuramente che l'università ha, che non può essere semplicemente di rendicontazione. Io la settimana scorsa ho presentato gli obiettivi, i famosi 17 obiettivi a cui dovremmo tendere nel 2030, attraverso un video che abbiamo realizzato tramite il DAMS Lab, e lì mi sono resa conto che stavamo facendo pura rendicontazione. Invece io credo che il passaggio ulteriore sia quello del comprendere che in qualche modo l'università deve uscire dalla sua autoreferenzialità, sporcarsi, e questo secondo me Bauman ce lo lasciava sullo sfondo, ce lo faceva capire, ma deve sporcarsi le mani con il territorio, col territorio, col fenomeno compreso, col campo per l'appunto in cui si realizzano le ricerche. Per darle la risposta che Andrea Baldassini mi ha posto, io partirò sicuramente dall'esperienza che ho potuto maturare all'interno di questi ultimi anni. Ho ormai, insomma, maturato un'esperienza abbastanza consolidata, circa 10 anni di consulenza che ho fatto per il Comune di Bologna. In particolare un'esperienza mi ha segnato anche come studiosa, che è stata la riforma del decentramento, che è stata realizzata tra il 2016 e 2018 a Bologna, che va sotto il nome appunto della riforma dei quartieri.
Questa riforma, che è stata una riforma di tipo amministrativo, in realtà ha avuto delle grandissime implicazioni nell'ottica su cui appunto stiamo ragionando, perché ha implicato sicuramente un mutamento istituzionale e legislativo, ma questo non interessa a me come sociologa, ma soprattutto ha implicato una nuova visione d'insieme delle relazioni tra le istituzioni pubbliche e i cittadini. Questo è il focus per la quale io credo il Comune di Bologna avesse chiamato una sociologa a fare l'authority per la partecipazione, per l'appunto. E io ho fatto l'authority della partecipazione tra il 2017 e il 2018. Quello quindi su cui io vorrei farvi riflettere in un'ottica generativa, nell'ottica generativa di cui ci ha parlato Mauro Magatti, sono generalizzazioni che partono dall'esperienza dall'esperienza che si è realizzata all'interno appunto del Comune di Bologna. Da dove nasce, dal mio punto di vista, questa necessità di un'amministrazione che vuole essere virtuosa, che si autodefinisce, diventa autoriflessivamente condivisa, perché si chiama appunto amministrazione condivisa, lo è da un punto legislativo, ma lo è anche dal punto di vista culturale. Cioè un'amministrazione che in qualche modo tenda ad un'orizzontalità. È un'amministrazione che capisce, come istituzione pubblica, che per arrivare ai propri cittadini non può più pensare ad una cittadinanza in un'ottica meramente rappresentativa, neppure devolutiva, neanche semplicemente come erogazione di servizi, ma diventa un modo di pensarsi in una relazione orizzontale, andare incontro, ascoltativo, autoriflessione, cercare di comprendere. Ovviamente sullo sfondo di questa, diciamo, di questa nuova natura che l'amministrazione genera, o questa amministrazione che possiamo definire virtuosa, virtuosa nei suoi tentativi, virtuosa nei suoi presupposti, talvolta non riesce ad arrivare fino in fondo ai suoi obiettivi, ma comunque non si può dire che non ci abbia provato e che non stia facendo una grossa autoriflessività, nasce da un presupposto, permettetemi di fare un minimo di contestualizzazione tipo storica, è che oggi ci troviamo di fronte a delle forme della partecipazione, che costituiscono, io credo, l'elemento di passaggio rispetto a quel malessere che il consumo produce. Noi dobbiamo superare quella dimensione della gratificazione ricercata attraverso il consumo se cominciamo a pensare alla partecipazione come generazione di relazioni, come qualità delle relazioni. Purtuttavia, se la partecipazione ha sempre avuto questo tipo di declinazione, dobbiamo pensare che oggi la partecipazione ha delle caratteristiche che sono completamente diverse a quelle degli anni 70. A quelle legate ai movimenti, ai partiti, ai sindacati, eccetera, eccetera. Noi siamo di fronte a modelli di partecipazione che in qualche modo hanno alcune caratteristiche che qui mi sono appunto appuntata: l'assenza di grandi istanze valoriali e spesso di conflittualità, la tendenza ad una personalizzazione e soggettivazione della partecipazione medesima e soprattutto, ahimè, l'incapacità di incidere sulle questioni di ampia rilevanza collettiva. Detto in altre parole, cittadini oggi, cittadini attivi oggi, significa in qualche modo muoversi attraverso una serie di caratteristiche proprie che sono la frammentazione, l'eterogeneità, la pluralità di attori e istanze, il focus su questioni locali. Pensate a quello che sta succedendo adesso a Bologna sul tema della rigenerazione urbana, su tutto il grande dibattito rigenerazione e non speculazione. Pensate che oggi noi a Bologna abbiamo movimenti di giovani che dal basso si stanno muovendo per climate change, ma abbiamo due gruppi che si stanno mostrando, no? Il loro interesse proprio nell'ottica della frammentazione in cui viviamo e che non riescono in qualche modo a ritrovare una propria composizione. D'altro canto, guardate bene che Colin Crunch ci dice una cosa molto vera in questa sua definizione di post-democrazia. Nelle società post-democratiche fondamentalmente la partecipazione è scoraggiata più incoraggiata. Questo per tutta una serie di motivi in cui io non entrerò, ma quindi quello che le amministrazioni virtuose hanno compreso è che per parlare di partecipazione bisognava reinventarsi un nuovo ruolo, bisognava darsi una nuova forma, bisognava ripensare a com'era l'azione concreta sul territorio.
Allora, la cosa che secondo me è interessante è stata dell'esperienza di un'amministrazione che io chiamo virtuosa, che è l'amministrazione condivisa, che ha utilizzato delle pratiche di tipo collaborativo, che cos'è stato? E di aver trasformato le, diciamo così, le proprie dimensioni sul territorio, che erano appunto i quartieri. Guardate bene che Bologna si è trasformata. Prima ce n'erano 36, erano 36 zone, poi sono diventate 18 quartieri, poi sono diventate 9 quartieri. Prima di me gli studiava Art Deco, quindi, cioè, come dire, alzo le mani, un grandissimo, il mio grande maestro per l'appunto. E ora invece ci ritroviamo, no, il famoso tutto il dibattito post bellico degli anni 50, ricostruzione di questa città e del decentramento, eccetera eccetera. Oggi ci troviamo di fronte a sei quartieri, che sono delle piccole città all'interno della città, a cui è stato dato un nuovo ruolo, che è quello di essere delle produttrici di comunità. I quartieri oggi, guardate bene, non hanno semplicemente il ruolo di erogare dei servizi, non hanno semplicemente il rapporto diretto con la cittadinanza, ce l'hanno, lo mostrano, lo sviluppano anche attraverso quella che è la produzione di comunità. Un nuovo ruolo che ha creato anche, che ha dato vita anche a nuovi uffici, gli uffici di rete di cittadinanza, che sono stati creati all'interno dei quartieri, che permettono propriamente questo. Allora voi capite che qui spostiamo l'asse dell'osservazione, non si è più erogatori di servizi, ma si diventa invece facilitatori di processi che in qualche modo servono a fare cosa? Allora qui, con un po' di forzatura me ne rendo conto, ma mi sembra di poterlo dire, diventano dei promotori di un paradigma della generatività, cioè in qualche modo aiutano il territorio, diventano qualcosa che aiuta a diventare. Cambiano ovviamente le funzioni, cambiano i ruoli, cambia anche la cultura. Questo non è stato semplice, ha avuto necessità di una serie di approfondimenti, formazione, le stiamo facendo ancora una serie di formazioni sul territorio per questo motivo. Ma allora, questo cambiamento che ha comportato, che è partito dal presupposto che la partecipazione è cambiata e che in qualche modo ha portato ad un avvicinamento dell'amministrazione pubblica al cittadino, comporta che cosa? Aver capito due elementi, lo dico da sociologa, quindi io rileggo questo processo con gli occhi della sociologia, ovviamente. Se ci fosse qua Gregorio Arena o Daniele Donati direbbero delle cose diverse, ma io lo dico declinandolo nella mia disciplina, che è appunto la sociologia. Quello che hanno capito le amministrazioni è stato quantomeno che per fare civic engagement, per produrre civicness, cioè quella che dice Putnam, parlava di civicness appunto, bisogna aumentare l'empowerment e bisogna creare del capitale sociale, produrre del capitale sociale. Perché guardate bene, tutti i percorsi di rigenerazione urbana a cui siamo costantemente chiamati, costantemente tutti noi, e il bilancio partecipativo, i percorsi che vengono fatti sul territorio, eccetera, eccetera, non reggono se in qualche modo non hanno dentro di sé dei percorsi di innovazione e inclusione sociale. E guardate bene che la parola innovazione sociale, che rischia di diventare un leitmotiv, esattamente come sostenibilità, se non la decliniamo con le opportune questioni, implica che cosa? Creazione di relazione sociale, se no sarebbe pure innovazione, quindi sarebbe semplicemente legata alla tecnologia e basta, e ce ne faremo molto poco dal punto di vista di questi processi che stiamo analizzando. Il secondo elemento è, non dobbiamo poi dimenticare che questi percorsi che creano capitale sociale, e guardate, il capitale sociale è fragile, è una come dire, una risorsa scarsa, dobbiamo proprio viverla come una risorsa scarsa. Il capitale sociale è qualcosa che va curato, non va semplicemente riprodotto, ma va prodotto, perché spesso mette in relazione persone che non si conoscono o persone che hanno anche magari dei punti di vista, delle prospettive, delle visioni, ma anche dei bisogni completamente diversi, che vengono appunto messi assieme per produrre, per fare una metaproduzione ulteriore. Non solo, ma il capitale sociale che viene prodotto all'interno di questi percorsi è fondamentale, perché è la base per poter andare avanti.
Cioè, se non viene curato nella sua adeguata fragilità, ma, e non può essere considerato semplicemente un prodotto a cui si arriva, se non viene curato, dopodiché non possiamo pensare di poter contare su di esso per andare avanti ulteriormente rispetto a delle progettazioni. Io dico sempre che quando si fanno percorsi di rigenerazione urbana non si fa semplicemente della gentrificazione, ma si fanno propriamente delle costruzioni dotate di senso, di significato. Per questo che secondo me è un elemento determinante. Il secondo motivo per me è particolarmente interessante, che fanno sì che alcune amministrazioni, qualche momento virtuose da un punto di vista sociologico, hanno capito, hanno compreso che oggi noi non possiamo più rimanere chiusi in quello che è stato per lungo tempo il paradigma dell'azione collettiva individualizzata. Mi ricordo, e qui ringrazio davvero Pierluigi Stefanini perché mi ha coinvolto tantissimo tempo fa all'interno di Impronta Etica, alla riflessione su tutto il tema della responsabilità sociale di impresa, così del consumo responsabile, di questo io mi occupavo al tempo, che questi percorsi li consideravamo come delle risposte individuali a delle istanze di tipo sistemiche. Poi via via, no? Quindi andare a fare la spesa al supermercato, per esempio, che cos'era? Se lo facevamo in maniera critica, era una risposta che facevamo al problema della globalizzazione, ma lo facevamo da soli al supermercato, cercando di fare un boicottaggio o un boicottaggio. Oggi, anche nella riflessione che poi Impronta Etica ha fatto nel tempo, ma anche tutte queste riflessioni sulle risposte possibili alla crisi del 2008 e alla globalizzazione, i problemi che la globalizzazione ci pone, abbiamo visto invece, stiamo recuperando quella che è l'efficacia collettiva delle azioni civiche collettive. Cioè siamo tornati a parlare di un collettivo, perché quello che è importante è ritornare a parlare del piano del collettivo. La sociologia ci insegna che noi viviamo in una realtà, una società, e questa è una dimensione molto ossimorica. Noi siamo una società individualizzata, che sembra una cosa che nega una definizione, un'aggettivazione che nega il presupposto iniziale. In realtà, guardate bene, è vero che noi, e per questo perché? Perché esiste il livello individuale e il livello sistemico. E noi ci troviamo a dover far fronte a quello che è il sistemico, che entra nelle nostre vite, impatta con le nostre vite. Quello su cui dobbiamo lavorare oggi è sull'agire collettivo. Cioè tornare all'efficacia delle azioni collettive civiche, ma collettive, di nuovo intese collettive. Assumono delle nuove forme. E quello che abbiamo sperimentato in questi percorsi di partecipazione, quindi di recupero di cittadinanza attiva e di civicness, è stato esattamente questo: vedere come le persone nel costruire una sfera pubblica prendessero dei temi che erano privati, li portassero all'interno di dimensioni, di territori pubblici e diventassero un problema comune, congiunto, per dargli delle risposte collettive. La dimensione del collettivo è l'elemento che manca oggi e su cui queste amministrazioni virtuose stanno ragionando, ed è per me un tema fondamentale. Tutto questo diventa, come dire, questo mi fa pensare alle amministrazioni virtuose a come dei dispositivi di innovazione sociale. Perché? Perché permettono l'elaborazione di scenari condivisi, di discussione di tematiche, in un confronto tra i diversi soggetti che costituiscono i pilastri delle società, cioè Stato, mercato e società civile, perché il privato sociale, il privato, la società civile, i singoli cittadini sono tutti implicati in questi percorsi, che guardate bene, sono percorsi che tendono a che cosa? Al bene comune, alle tematiche del bene comune. E seconda cosa, perché sono virtuosi ed è innovazione sociale, perché innovano le linee guida per le policy e le pratiche conseguenti. Allora, e qui torno a parlare di che cos'è il ruolo dell'università, che cosa serve, perché l'università in qualche modo si deve mettere in gioco, perché qui è proprio un problema di rimessa in gioco mi viene quasi da dire del ruolo dell'università stessa, ma anche del ruolo che noi possiamo avere come singoli all'interno di questi percorsi. Sicuramente fare percorsi di autoriflessività, aiutare, facilitare questi percorsi, perché guardate bene, è un lavoro quotidiano, costante, di facilitazione. Qui in aula c'è
Giulia Allegrini, che ha lavorato tantissimo su questi percorsi, che mi ha aiutato tantissimo su tutti questi percorsi, sia di studio che di attivazione sul territorio. È stata una grandissima occasione perché mi ha permesso di fare un vero e proprio esperimento sociale, all'interno del quale io che cosa ho fatto? Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto certamente il mutamento istituzionale, ma abbiamo visto anche il cambiamento culturale. Noi possiamo parlare di collaborazione se facciamo un salto culturale, cioè solo se in qualche modo riflettiamo sulla rimessa in discussione in primis di noi stessi che siamo entrati all'interno di questi percorsi, ma anche di tutti i soggetti che in qualche modo hanno dovuto collaborare. E l'università che cosa ha dovuto fare? Ha fatto un percorso in cui doveva avere il coraggio di partecipare a un processo orizzontale, cioè io nel momento in cui entravo, ve lo dico proprio praticamente, all'interno di queste rete, di queste collaborazioni, di questi percorsi lo recupero sempre questo termine perché secondo me è ancora molto attuale, percorsi di responsabilità sociale condivisa. In questi percorsi in qualche modo la vera sfida era quello di porsi continuamente in gioco e anche di avere il coraggio di cambiare, cioè di rimettere anche in discussione il modello iniziale da cui eravamo partiti, di rimettere in discussione le tecniche che stavamo utilizzando. Dovevano essere tutte tecniche scientificamente fondate, non è che stessimo facendo creatività sociologica, assolutamente, ma dovevamo avere il coraggio via via di ripensare al nostro ruolo, perché in realtà il modello che avevamo disegnato inizialmente poteva mutare, cambiare costantemente all'interno del farsi, del prodursi. Mi piace aggiungere questa cosa, del diventare generativo, diventare a diventare, la stessa università diventava, in qualche modo diventava generativa nel diventare. Capisco che è una secolarizzazione, Mauro, quello che sto dicendo, ma di fatto io credo che anche il ruolo che noi abbiamo avuto sia stato questo, e io in questo ho trovato il senso della terza missione oggi, cioè la terza missione dell'università oggi è anche questa, che è quella di, diceva Ardigò, che oggi si è citato per la seconda volta, e che diceva per l'appunto diventare dei sociologi di strada. Io l'ho capito solo recentemente che cosa voleva dire Ardigò quando diceva questo, e voleva dire uscire dalle torri d'avorio, voleva dire non arranchiamo, no? non stiamo dietro le nostre sicurezze, le nostre certezze, ma mettiamoci in gioco che impareremo molto di più, perché quello che io ho fatto in realtà è stato imparare molto di più, e di questo ne sono assolutamente convinta. Allora, quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo diventati noi come universitari degli attori proattivi di percorsi di costruzione di immaginazione. A Bologna esiste un assessorato che si chiama Immaginazione Civica, quindi il nostro obiettivo era quello di facilitare l'immaginazione civica, su cui noi abbiamo riflettuto, perché per noi l'immaginazione civica in realtà è immaginazione sociale. In realtà l'immaginazione è una competenza e una capacità che hanno le comunità, perché non ce le hanno i singoli, ma ce l'hanno le comunità nel loro insieme. Capacitazione, non è un caso che ho usato questo termine. Il nostro SEN, che è stato già citato, che sicuramente costituisce un punto di riferimento, ragionava sulle capacitazioni, però le vedeva in termini individuali, individualistiche, cioè le rileggeva in quei termini lì, funzionamento e capacitazioni. E su questo fondava tutta la dimensione del welfare. Noi invece oggi dobbiamo ragionare su, in un momento anche di scarsità di risorse, di attingere alle creatività che in qualche modo le persone, i gruppi organizzati, i leader, ma anche il privato e il privato sociale organizzato può dare all'interno di questi percorsi di costruzione di che cosa? Di immaginari, altra parola tipicamente sociologica, ma immaginari e narrazioni. E questo è il futuro, immaginari, perché in qualche modo siamo chiamati a disegnare insieme un futuro possibile. Di tutto questo percorso non è stato semplicissimo, perché alcune fasce della popolazione non avevano le competenze per poter entrare. Ci sono alcuni che sono i professionisti della partecipazione, che hanno quelle che Dal Grand definisce le culture civiche, vanno a trarre dalle culture civiche per poter avere un ruolo determinante in questi percorsi.
Però dall'altra parte sappiamo che la cittadinanza oggi è una cittadinanza che in qualche modo può essere anche affettiva, cioè non semplicemente razionale, ma anche affettiva. E proprio per questo motivo in qualche modo si può far leva su soggetti, sto pensando, guardate bene, alla polarizzazione degli anziani e dei giovani, perché sui percorsi di partecipazione oggi, o su questi percorsi di partecipazione oggi, i veri assenti sono i giovani. E quindi è proprio su questi che bisogna fare leva, su questi soggetti che oggi sono, come dire, si sentono esclusi, ma si sentono esclusi perché? Perché non utilizziamo i setting istituzionali giusti, perché non utilizziamo i codici giusti, perché in qualche modo ci sono delle dinamiche di potere all'interno di questi percorsi, che sono delle dinamiche che si rifanno ovviamente a delle rendite di posizione. Tutto chi studia il terzo settore sa molto bene che il terzo settore è molto ben dotato di capitale, non tanto di capitale economico, ma di capitale sociale, di capitale culturale e di grandi competenze, quindi lo mette costantemente in campo. Allora la vera sfida è superare superare questa barriera del professionismo, andare oltre, andare incontro appunto, e rendere sempre più partecipi, perché la vera dimensione è l'ascolto e il protagonismo, l'ascolto attivo che le amministrazioni possono fare, anche coadiuvate dall'università, anche coadiuvate dal privato, quindi sto parlando anche del mercato, da rimettersi in discussione di alcuni degli attori stessi del mercato. È proprio questo, dare un protagonismo ai cittadini andando incontro secondo le loro richieste e le loro necessità. E su questo noi ci siamo resi conto, proprio perché sui terreni della partecipazione si giocano dei conflitti molto forti, che sono per l'appunto i conflitti che possono produrre dei forti scivolamenti. In tutti questi percorsi dell'immaginazione si creano delle aspettative. E dice Giovanni Allegretti, che su questo io credo sia un grande maestro, attenzione, se noi creiamo delle aspettative come amministrazione pubblica e tutti gli attori che vengono coinvolti, e poi dopo però non realizziamo quelle aspettative, facciamo uno scivolone terribile. E quindi dobbiamo stare molto attenti, perché il vero tema è quello della fiducia, una fiducia generalizzata che si fonda a partire tra soggetti che non si conoscono. Quindi ancora una volta è una fiducia fragile, esattamente come il capitale sociale, non la dai per scontata. Noi non siamo dentro delle comunità che in qualche modo sono delle comunità che fondano un legame fondato sulla tradizione e sulla conoscenza, ma siamo dentro su delle ricostruzioni di comunità in cui le persone non si conoscono ma si mettono insieme per degli obiettivi comuni. Allora noi ci siamo resi conto, per esempio, che la prossimità era un tema fondamentale, perché la prossimità rispiegava che cosa? Le forme della partecipazione, della cittadinanza di cui vi parlavo prima. La prossimità ci dava la possibilità di intercettare un pubblico sempre più ampio. Pubblico non è un bellissimo termine, però in realtà quello che facciamo noi, diciamo che quello che noi osserviamo sono poi anche delle azioni di tipo performativo, ma sono dei pubblici che in qualche modo rientrano in questi percorsi perché dalla prossimità ne sono assolutamente colpiti, cioè lo sentono, lo vivono come proprio, e quindi rispecchiano quella dimensione affettiva e quasi amorosa che hanno nei confronti dei luoghi, degli spazi in cui vivono. Grazie. Grazie a Roberta Paltrinieri. Anche qui riprendo solamente proprio al volo alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente interessanti anche rispetto a quello che è stato detto in precedenza. Abbiamo parlato del ruolo dell'università, dei cittadini che non possono essere ridotti a semplici cittadini consumatori, delle amministrazioni pubbliche e prima ancora appunto anche delle imprese. Sempre su questo abbiamo parlato anche di nuovi modelli di partecipazione, differenti da quelli dei decenni passati, abbiamo parlato di partecipazione condivisa e soprattutto abbiamo parlato anche per esempio del ruolo dei quartieri, del produrre comunità, quindi dei soggetti pubblici che a partire da un ripensamento anche della propria cultura cambiano e rivedono anche quali sono i propri obiettivi. Allora,
su questo mi sembra che ci manchi appunto l'ultimo grande assente, che è il terzo settore, che ovviamente anche per mie questioni di interessi di studio è quello su cui diciamo anche sono più affezionato. Quindi darei la parola a Riccardo Bonaccina, al quale chiederei se il terzo settore rappresenta appunto probabilmente quel macro soggetto che più di altri ha la capacità e possibilità anche di creare ponti di raccordo tra le grandi realtà imprenditoriali, le istituzioni pubbliche e i cittadini. Anche il contributo che il terzo settore ha nella ridefinizione delle forme di agire a livello locale, piuttosto che nella ridefinizione delle linee strategiche che guardano anche l'intero paese. Il suo contributo è ormai indubbio. Come testimoniato poi anche dall'ultimo numero di Vita, che il titolo è Fattore Greta, vi è sicuramente all'interno del terzo settore un serio interesse a comprendere in quale modo esso possa diventare un vero e proprio soggetto trasformatore del sociale e non solo un semplice erogatore di servizi o compensatore di fallimenti di Stato e mercato, come si sosteneva una volta. Volendo però mettere a fuoco in maniera più precisa questi aspetti a cui si è appena fatto cenno, volevo chiederle in che modo secondo lei si potrebbe descrivere o mettere a fuoco le potenzialità e il desiderio del terzo settore anche rispetto alla ridefinizione di una dimensione pubblica e rispetto all'immaginazione di nuovi futuri non escludenti, capaci dunque di controbattere a quelle comunità rancorose che oggi sembrano così diffuse. Grazie. Grazie a voi, mi unisco anch'io a tutti i ringraziamenti già fatti da chi mi ha preceduto. E anche ringraziamento perché non sempre capita di essere invitati e ti dicono anche cosa vogliono da te, invece voi l'avete scritto e è già per me una cosa importante, quindi grazie. Quindi la domanda l'avete sentita, è questa, cioè capire se il terzo settore può essere quella comunità inclusiva che si oppone alla comunità rancorosa, per usare le cose dei sociologi da cui sono circondato. E proverò a rispondere. Intanto ho visto che oggi dal luogo da cui proviene Mauro Magatti era Bertinoro stamattina e hanno dato proprio stamattina i nuovi dati, i dati 2017 sulle realtà del terzo settore, su questa realtà che è anche frammentata e spesso non dà proprio l'impressione di essere una comunità, ma ci prova. E quindi ve li do perché mi hanno anche colpito. Insomma, nel 2017 sono più di 350.000. Quando parliamo di terzo settore parliamo di questo fenomeno forte in Italia. 350.000 realtà, erano 301.000 nel 2011, no? Quindi da lì l'Istat ha cominciato a misurare, a contare questo terzo settore, e vedete che è un'esplosione forte, così come è un'esplosione forte anche rispetto ai dipendenti, perché sono 844.000 con un più 4% rispetto al 2016, cioè in un anno diciamo abbiamo un più 4% di dipendenti ed è una crescita che non ha paragone rispetto a, diciamo, al settore pubblico o rispetto anche al settore privato, no? Quindi quando parliamo di terzo settore parliamo di questa roba qui, tanta roba nella sua diversità. Quindi diciamo questi dati certificano di un terzo settore in crescita quantitativa e di composizione, perché sempre di più accanto al volontariato, cioè al mondo della gratuità, dell'impegno gratuito, sta crescendo anche un terzo settore produttivo nel senso che crea valore anche economico. Parliamo di quasi 80 miliardi diciamo di bene economico creato in un anno e anche di posti di lavoro, come abbiamo detto. Tenete presente, io è una battaglia diciamo che faccio sempre, si chiamava terzo settore, però il settore, tanti scrivono no profit, che è sbagliato, diciamo, non solo dal punto di vista grammaticale ma anche dal punto di vista concettuale, perché invece diciamo, in America si dice no for profit, quindi è non profit, come si dice, non sa. Quindi è importante perché vuol dire che non è a fine di lucro, non che non fa profitto. Noi abbiamo una viceministra, ancora viceministra, la Castelli, 5 Stelle, che voleva tassare gli utili del terzo settore perché sono utili, non capendo che gli utili del terzo settore obbligatoriamente
vanno, diciamo, rimessi, non vengono distribuiti tra soci o tra azionisti, ma sono obbligatoriamente, diciamo, spesi per aumentare la tua capacità nel perseguimento della tua missione. Quindi, diciamo, sono due cose diverse, cioè gli utili della Fiat, sono le prime anche in Italia, sono diversi dagli utili di una cooperativa sociale, ecco, per intenderci. Dicevo che accanto quindi al mondo della gratuità abbiamo sempre di più di fronte anche questo terzo settore produttivo. E la domanda vostra è interessante, perché la domanda è: ma tutto questo riesce a trasformare la sfera pubblica? Riesce a dare vita a un soggetto trasformatore del sociale e non a un mero erogatore di servizi? Giusto, no? Ed è una bella domanda per capire se tutto questo reticolo ce la fa. Allora, io credo che innanzitutto bisogna tenere presente che la gran parte, la quasi totalità di queste organizzazioni, di queste opere, sono, come dicono anche qui economisti e sociologi, organizzazioni a movente ideale, no? Nascono, io domani devo andare al LAVO, che festeggia, LAVO sono il volontariato ospedaliero. Come nasce LAVO? Quando si dice movente ideale, insomma, per dire una storia, perché domani devo fare un intervento lì, sono andato a vedermi un po' la loro storia, da un primario di Sesto San Giovanni che va al Policlinico di Milano per sbrigare una faccenda, passa una corsia e sente un malato che continua a dire datemi un bicchiere d'acqua e nessuno gliela dà, vede nei corridoi un inserviente e dice guardate che chiede dell'acqua, e questo gli dice non tocca a me. E allora questo primario dice, ma a chi tocca? A chi tocca dare una mano a questa persona che chiede un bicchiere d'acqua? Ecco, quando parliamo di movente ideale, parliamo di questa cosa qua, cioè di questa è semplice, che però ha dato vita a una realtà, questa domanda, ma a chi tocca? Oggi i volontari del LAVO sono più di 25.000, in tutti i 165 ospedali italiani. Ecco, allora, diciamo, spessissimo è un movente ideale che dà vita all'organizzazione, sia che sia di volontariato, che sia una cooperativa sociale, una ONG, imprese di economia di comunione, ci sono tantissime organizzazioni. Ed è quindi in sé stessa, diciamo, nella sua vocazione ideale, un'organizzazione che è diretta sicuramente al cambiamento della sfera pubblica e al suo ampliamento, cioè proprio in sé, nella sua motivazione intrinseca, cambia il segno della sfera pubblica e ne amplia la sfera. L'ampliamento, diciamo, lo sottolineo perché organizzazioni così ti fanno uscire da quella dicotomia classica del Novecento per cui c'era da una parte il pubblico, ovvero la statualità e tutte le sue articolazioni, regioni, comuni, eccetera, eccetera, e dall'altra parte il privato, cioè il mercato e il profitto. Ecco, invece, organizzazioni di questo tipo fanno capire che ci sono organizzazioni private, cioè che nascono da un medico piuttosto che da un gruppo di amici che facevano volontariato e fanno un'impresa sociale, che però perseguono un interesse generale, un interesse collettivo, per riprendere una parola su cui poco fa abbiamo sentito un ragionamento. E questo, diciamo, oramai è normato, no? Mentre prima c'era la definizione dell'articolo 1 della legge delle cooperative sociali, oggi con il codice del terzo settore, che è una legge del luglio del 2017, tutto questo, se leggete i primi quattro articoli, io qua li ho scritti ma non la faccio lunga perché incombe anche la riunione successiva, quindi vedo l'ora, ecco, che ci siano delle organizzazioni private che perseguono una finalità pubblica è un dato acquisito, anche se la tentazione del statalismo, statualità o del privato per profitto, diciamo, sono sempre due tentazioni fortissime. Però l'ampliamento della sfera pubblica avviene proprio grazie a questo tipo di organizzazioni.
Come cambia però? È chiaro quindi che queste organizzazioni ampliano di per sé stesse lo spazio pubblico, questo è chiaro? Datemi un cenno. Sì, ok, faccio un professore anche se sono solo un giornalista. Il secondo punto era: ma cambiano il segno di questo spazio pubblico, di questa sfera pubblica, e come lo cambiano? Allora, la prima sottolineatura che voglio fare è che ovviamente questo tipo di organizzazioni e le persone, parliamo dei 5 milioni e 500 mila volontari di questo paese, creano, e diceva a un certo punto, ha detto, bisogna produrre il capitale sociale, no? Perché sono produttori di relazioni di fiducia. Guardate che la fiducia è un bene, Stefanini lo sa, che anche per chi fa assicurazione o banca, la fiducia è un elemento fondamentale non solo alla vita sociale, ma persino al mercato, perché senza, diciamo, un tessuto di fiducia uno compra anche meno, no? Laddove non c'è questo tipo di relazione di fiducia è un guaio. Quindi queste organizzazioni hanno questa capacità, hanno quella che io dico sempre che è la più grande opera pubblica in un paese e anche la più necessaria, che è ricostruire una socialità dove sia possibile fidarsi uno dell'altro, dove il rancore non sia l'ultima parola e l'invidia sociale non sia l'ultima parola. E credo che questo sia un aspetto fondamentale, una prima sottolineatura, quindi creatori, promotori di fiducia dentro la società. E questo è importante perché anche, non è che la società diventa migliore perché ci sono più regole, ogni tanto c'è questa scorciatoia, quindi facciamo più regole, facciamo più leggi, regoliamo tutto, fino agli aspetti etici della vita e avremo una società migliore. Invece non è vero, i romani, che sono i primi che ci hanno regalato un diritto come Dio comanda, dicevano ubi societas ibi ius, cioè solo là dove c'è una società civile, una comunità, c'è anche poi un diritto, no? Perché non sono mai le regole a generare una comunità, ma è viceversa una comunità che vive in questa relazione di fiducia che si dà delle regole. L'esempio anche che facevi dei quartieri, l'esperienza bolognese mi sembra interessante a questo punto di vista. Quindi sì, c'è l'utile, l'interesse che hanno un'importanza nella vita sociale, ma prima di tutto viene questa capacità di gratuità, che non è gratuità, guardate che non vuol dire gratis, vuol dire ciò che non ha prezzo, ciò che non puoi comprare al supermercato. Parliamo dell'amore, dell'amicizia, della capacità di dare una mano all'altro non perché ti aspetti qualcosa in cambio. Quindi, ecco, tutto questo credo che sia il primo cambiamento di segno, la prima immissione di un segno diverso dentro la sfera pubblica che fa il mondo del terzo settore. La seconda sottolineatura è quella, secondo me, della sfida educativa, cioè alla fine De Lubac, che era un grande teologo, diceva: cosa c'è di più urgente di richiamare l'uomo a se stesso? Ecco, io credo che chi si impegna dentro una organizzazione a movente ideale, abbiamo detto, trova un luogo dove viene un po' richiamato ad essere più uomo, amplia un po' la sua umanità. Tra l'altro la nostra bellissima Costituzione lo dice bene nell'articolo 2, perché dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Questo è l'aspetto educativo che è importante, cioè quindi è una scuola d'umanità, un'organizzazione, io dico sempre il livello migliore, poi io, Mauro, eccetera, conosciamo, sappiamo anche io più di altri, essendo tanti anni che faccio il cronista di questo mondo, tutti i difetti, però dovrebbe essere così, è potenzialmente così. E questo credo che sia la seconda cosa. Pensate anche a una scuola di democrazia, spesso
quando si attaccano, noi veniamo da un periodo in cui, diciamo, si dice anche la politica disintermedia, no? Perché c'è, diciamo, chi è al governo che dice me la parlo direttamente, perché c'è Facebook, fare dirette Facebook, insomma non c'è più bisogno dell'interlocuzione con i corpi intermedi. E invece, diciamo, quando c'è questo genere di atteggiamento e quando si attaccano i corpi intermedi, veniamo da anni in cui i corpi intermedi, che hanno tutti i loro difetti ma sono stati umiliati, attaccati, bisogna ricordare che i corpi intermedi sono una palestra di democrazia, come ogni associazione, dove uno impara a confrontarsi, dove uno impara a farsi eleggere in una carica, e, insomma, tutto questo credo che sia importante ed è un secondo, quindi la sfida educativa è un secondo punto di cambiamento della sfera pubblica. L'ultimo punto è essere segni di speranza. Goethe diceva, con una notazione che per me è folgorante per la sua verità persino psicologica, diceva che chi non ricorda il bene non può sperare. Cioè, chi non ricorda un'esperienza di bene, che può essere l'abbraccio di tua mamma o qualsiasi cosa, non può sperare. E credo che sia proprio così, se ci pensate nell'esperienza di ognuno. Chi non ricorda un'esperienza buona fa fatica a sperare, perché sennò la speranza non avrebbe altro contenuto possibile del speriamo in meglio, che però è affacciarsi su un precipizio vuoto, no? Se non sai cosa vuol dire bene. E allora credo che uno dei compiti del volontariato, associazionismo, in questo passaggio difficile e complicato passaggio d'epoca, con tutte le cose anche che Mauro Magatti ci ha ricordato all'inizio, sia proprio questo della disseminazione nel quotidiano e nelle comunità di relazioni buone, di esperienze di bene, esperienze che abbiano come contenuto la cura di sé, degli altri, del lavoro, di come si fa un lavoro, dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, tutto questo credo che sia il terzo segno di cambiamento della sfera pubblica. E riguardo alle azioni trasformative, così chiudo in 4 minuti, noi quest'anno come rivista Vita compiamo 25 anni, allora abbiamo fatto una ricognizione su tutto ciò che è nato nel 94, che era 25 anni fa, e mi ha colpito, tra l'altro faremo una festa il 25 novembre, dove c'è anche Stefanini. Nel 94 nasce un'esperienza di rappresentanza di corpi intermedi che si chiama Forum del Terzo Settore, no? Nasce con una convocazione, una manifestazione che si chiamava La solidarietà non è un lusso, diciamo, che andrebbe ribadito in questi frangenti. Nasce l'associazione verso la banca etica, quindi rappresentanze, come diciamo mondo della rappresentanza rispetto ai sindacati, ai partiti. Nasce una cosa nuova, banca etica, il mondo della finanza, quindi nasce un modo di intendere la finanza diverso. Nasce Transfer, che è il marchio del commercio equo solidale, anche lì, quindi sul commercio, finanza, rappresentanza, commercio. Nasce Vita, che è un modo di intendere l'informazione. Nasce Emergency in quell'anno lì, che è un modo diverso di intendere un po' l'umanitario tradizionale, quindi un umanitario che è molto anche advocacy, non solo soccorso. Questo per dire che è stata una stagione che ha avuto una capacità trasformativa. Io mi ricordo quando è nato Vita, certi temi, insomma, commercio ecosolidale, turismo responsabile, ambiente, cioè. Oggi c'è l'inserto del Corriere, si chiama Buone Notizie, c'è la pagina del Sole 24 Ore dedicata al non profit. Voglio dire, di cose ne sono state fatte. Io ho sentito stamattina Magatti a Bertinoro che dice che bisognerebbe aprire una nuova stagione, in qualche modo, lo dico un po' da giornalista, ma e questo è vero, insomma, adesso sarebbe il momento di rilanciare una sfida anche cambiando le modalità in cui in questi 25 anni poi si sono perseguite delle trasformazioni che sono poi arrivate a terra, hanno cambiato sicuramente di segno
molte cose. Pensate solo alle 200 aziende di Wall Street che quest'estate hanno detto che non bisogna più perseguire solo il profitto, sull'onda ancora di Michael Porter che nel 2011 sulla via di Damasco aveva detto che bisognava il profitto vero era il valore condiviso con il territorio, con gli stakeholder, eccetera eccetera. Ecco, questo per dire che una capacità trasformativa c'è sicuramente stata, e adesso tutti assieme dobbiamo pensare a come rilanciare tutto questo, ma delle cose sono già state dette e lo faremo assieme, visto che siete anche molto giovani. Grazie. Grazie Riccardo Bonaccina. Guardavo l'orario, mancano veramente pochissimi minuti prima di dover lasciare spazio al prossimo incontro, quindi temo che non ci sia tempo per eventuali altre domande. Chiedo anche alla regia se abbiamo tempo, direi di no, se ce n'è. Certo, lasciamo ancora questi 5 minuti se c'è qualcuno dei nostri ospiti che ha voglia di replicare, di aggiungere qualcosa, molto volentieri. Sì, io non sono d'accordo su niente, su tutto quello che hanno detto loro. Andiamo fuori e ce la vediamo. Proseguiamo la discussione altrove, allora. No, è...